Ciao a tutti, in questo video vediamo insieme il coseno, il seno, la tangente, la cotangente di un angolo. Vi ho preparato una tabellina qui riepilogativa con tutti i valori degli angoli fondamentali, sia in gradi che in radianti, e i rispettivi valori del coseno e il seno. Così vi è più comodo averla sott'occhio e utilizzarla in qualsiasi momento. Ma quello che voglio fare oggi è farvi vedere che in realtà questa tabella non è importante impararla a memoria, perché vi svelerò un trucchetto. Prima di tutto dovete sapere che cos'è il coseno, il seno di un angolo rispetto al nostro piano cartesiano. Innanzitutto parliamo di una circonferenza goniometrica di centro 0 e raggio 1, dove in questa figura il coseno di un angolo corrisponde alla componente x e il seno dell'angolo corrisponde alla componente y. Quindi prima di tutto andiamo a vedere in questa circonferenza goniometrica quali sono gli angoli relativi agli assi. Quindi l'angolo 0 corrisponde all'angolo sull'asse delle x, quindi a questo puntino qui. Qui le coordinate xy di questo punto sono 1 perché il raggio è 1 e 0 perché la y nell'asse delle x vale 0. Se non vi ricordate bene i punti del piano cartesiano, andate a rivedere la mia playlist sulle rette e il piano cartesiano. Quindi abbiamo detto che x corrisponde a coseno dell'angolo, y a seno dell'angolo. Per questo motivo nell'angolo 0 il coseno è 1 e il seno è 0. Allo stesso modo 90 gradi corrisponde a questo angolo qui e quindi il punto sulla circonferenza è questo. 90 gradi in radianti si scrive come pi greco mezzi. Come facciamo sempre a ricordarci quanto vale un angolo in radianti? Basta che pensate che pi greco, però questo non lo dite a nessuno perché sennò mi uccidono, che pi greco vale 180 gradi e quindi 180 diviso 2 ritorna 90. In questo modo riuscite a switchare velocemente tra un angolo espresso in gradi e un angolo espresso in radianti. Quindi pi greco mezzi, l'angolo è questo. Che coordinate ha un punto che si trova qui? La x è 0 e la y è 1. Quindi il coseno di 90 gradi è 0 e il seno è 1. Allo stesso modo 180 gradi ha coordinate meno 1, 0. Per cui 180 gradi, che corrisponde a pi greco, avrà il coseno che è meno 1 e il seno che vale 0. L'ultimo angolo è questo che corrisponde a 270 gradi, cioè 3 volte 90. Perché dico 3 volte? Perché ci sono 3 quadranti, quindi ogni quadrante vale 90 gradi, 90 più 90 più 90, 270 gradi, che corrisponde con lo stesso trucchetto a 3 mezzi pi greco. Un punto qui ha coordinate 0 come x e meno 1 come y, per cui ecco perché coseno e seno hanno questi valori. Tangente e cotangente sono semplicissimi da calcolare, perché una volta che io so quanto vale cos e sen, la tangente per definizione è sen alfa fratto cos alfa, e quindi 0 fratto 1, 0, 1 mezzo fratto radice di 3 fratto 2 fa radice di 3 fratto 3, qui ho razionalizzato. Se non vi ricordate come si razionalizza, ripassate la mia playlist sui radicali e così via tutti gli altri valori. La cotangente è ancora più facile perché è il reciproco della tangente, ovvero così. Ora andiamo a vedere gli angoli di 30, 45 e 60 gradi. Dovete sapere soltanto questa cosa. Dovete imparare a memoria solo questi tre numerelli, dove questi due numeri vanno sempre in coppia e questo invece sta da solo. Ora, di questi numeri dovete sapere che un mezzo vale 0,5, mentre radice di 3 fratto 2 vale 0,8. Quindi possiamo dire che questo è più grande di un mezzo. Sapendo solo questi tre numeri, ecco come si fa a capire quanto valgono il coseno e il seno degli angoli 30, 45 e 60 gradi, senza stare, come vi dicevo, a imparare a memoria o a fare un bigliettino su questi angoli. Disegno prima di tutto la circonferenza goniometrica. Disegniamo 30 gradi, ovvero pi greco sesti. 30 gradi è questo angolo qui. Ora che ho l'angolo, a partire da questo punto disegno una linea qua giù, quindi parallela all'asse y. In questo modo ho due cateti, perché questo è un triangolo rettangolo e quindi ho ottenuto così due cateti, quello rosa e quello azzurro. Quello rosa è più lungo di quello azzurro, giusto? Quindi quello rosa
varrà 0,8, cioè radice di 3 fratto 2, e quello azzurro 0,5. Ecco perché il coseno di 30 gradi vale radice di 3 fratto 2 e il seno di 30 gradi 1/2. Quindi è molto semplice, perché basta che andate a vedere quanto è lungo il segmentino. Facciamo la stessa cosa con 60 gradi. 60 gradi è qua, traccio a partire da qui la retta e in questo modo ho che il segmento più lungo è questo. Quindi questa volta il segmento più lungo è quello rosa, che corrisponde alla componente y. Quindi il seno dell'angolo sarà più grande, quindi radice di 3 fratto 2. Mentre il coseno dell'angolo, che è un segmento più piccolo ed è questa componente x, sarà 1/2. Quindi con gli angoli di 30 e 60 gradi è molto molto semplice. Per finire manca l'angolo di 45 gradi, che è molto semplice perché dovete andare a mettere sempre nel coseno e nel seno questo numero. Ecco perché vi dicevo che questi due numeri vanno sempre in coppia e questo sta da solo. Infatti, se disegno l'angolo di 45 gradi, il coseno e il seno valgono sempre la stessa cosa. Fino a qui abbiamo visto gli angoli fondamentali, sia quelli relativi agli assi cartesiani, sia quelli di 30, 45 e 60 gradi. Per i multipli, ovviamente, vale la stessa identica cosa. Vi faccio un esempio. Se voglio capire quanto vale il seno e il coseno di 150 gradi, 150 gradi, se qui parte 0, qui è 90 e qui è 180, sarà questo angolo qui. Tutto questo angolo è 150 gradi. Traccio come sempre la retta giù in modo tale da avere i due cateti, i due componenti, e quindi qui vedo che la componente x è più lunga e quindi so che il coseno di 150 gradi sarà radice di 3 fratto 2. Ma siccome sono nel secondo quadrante io mi devo ricordare che la x è negativa, ed è per questo motivo che quindi il cos di 150 gradi sarà meno radice di 3 fratto 2, quindi la componente x sarà negativa, mentre la y, che è più corta, quindi sarà 1/2, nel secondo quadrante è sempre positiva e quindi 1/2. Negli altri quadranti, quindi, i valori sono sempre questi tre. Poi dovrete vedere dal disegno qual è il segmento un po' più grande, quello più piccolo, e dovete vedere dal disegno se prendere il segno più oppure il segno meno. Ecco, qui vi ho spiegato il mio trucchetto per non imparare a memoria questa tabella. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.